Ciao a tutti e benvenuti oppure ben ritrovati sul mio canale. Domenica scorsa ho compiuto gli anni, tanti auguri a me, e ne ho compiuti ben 45, che a dirlo così ad alta voce, voglio essere onesta, fa abbastanza impressione, perché mi ricordo in modo molto vivido, come fosse ieri, l'immagine che avevo nella mia testa a 15-20 anni di chi ne aveva 45-50. Mi parevano mio nonno. Ovviamente adesso che li ho compiuti la prospettiva è un po' cambiata, anche perché secondo me l'età è un concetto bizzarro e un po' astratto, tant'è che certi giorni mi pare d'aver 100 anni, proprio senilità inoltratissima, e altri mi sento ancora come ne avessi 15, a dimostrazione del fatto che, un po' così tirando le fila, l'età alla fine è soltanto un numero, quello che conta è come ci sentiamo dentro di noi. Lo so, sembra la fiera dell'ovvio, ma se ci pensate bene, non è che sempre mettiamo a fuoco questo concetto. Sarà capitato un po' a tutti voi, per esempio, di utilizzare l'età come deterrente o scusa per non fare delle cose che ci spaventano, tipo, ormai alla mia età, che senso ha imparare a suonare uno strumento, una nuova lingua, scalare una montagna, eccetera eccetera, o al contrario sentire la pressione del dover fare determinate cose in base all'età: sposarsi, fare dei figli, maturare, trovare un lavoro, comprare casa, eccetera eccetera. E in questi 45 anni io mi sono resa conto che prima impariamo a concentrarci più su quelli che sono i nostri limiti e come accettarli o eventualmente superarli, e meno sull'età quando si tratta di prendere le decisioni, meglio viviamo. E quindi ho pensato, così in occasione di questo mio 45esimo compleanno, di condividere con voi 45 cose che ho imparato nei miei primi 45 anni. Vi dico la verità, alcune le ho imparate molto molto di recente, così perché non condividerle con voi che magari siete più giovani e le metabolizzate un po' più in fretta di me, tutto di guadagnato. Perciò se voi siete pronti io direi di cominciare con questa lista non esaustiva delle 45 cose che ho imparato nei miei primi 45 anni. Numero 1. Quando ti arriva un messaggio di WhatsApp, non sei obbligato a rispondere nell'arco di un secondo e mezzo, mollando qualsiasi cosa tu stia facendo in quel momento. La gente può anche aspettare un minutino. Non andare in sbattimento, rispondi quando puoi. Numero 2. Ti hanno inserita in una chat di gruppo su WhatsApp della quale non te ne frega una cippa di niente, non sentirti in colpa ad abbandonare il gruppo. Oh, che liberazione! Non sapete per quanti anni io sono rimasta in gruppi di WhatsApp per mesi e mesi, imprecando ogni volta che partivano 700 messaggi a ripetizione. Ma esci da sto gruppo, per l'amor di Dio! Ok, vedranno che Giuliano ha abbandonato il gruppo e capiranno che non te ne frega una cippa. Ma quanto meglio si vive! Numero 3. Se proprio non puoi uscire da una chat di WhatsApp, silenziala! Un altro concetto per me estraneo per lunghissimo tempo: non c'è niente di male a silenziare una chat. Ci hai messo 100 anni a capirlo, ma meglio tardi che mai. Numero 4. È assolutamente normale sentirsi tristi, angosciati, arrabbiati di tanto in tanto. L'importante è non mettere le tende su queste emozioni e crogiolarcisi dentro per tempi infiniti, perché lì non va più bene. Numero 5. Ricordati di non dare mai niente e nessuno per scontato. Pericolosissimo. Numero 6. Ascolta i consigli altrui, ma poi segui il tuo istinto. 7. Sii sempre onesta con te stessa e con gli altri, e soprattutto non aver mai paura di esprimere le tue opinioni, anche se sono diverse da quelle di tutto il resto del mondo. 8. Se davvero non ti va di fare una cosa, e non farla. Ma allo stesso tempo, 9. Ogni tanto prova a spingere un po' più in là i tuoi limiti, e anche se una cosa proprio non è nelle tue corde, prova a farla senza forzarti troppo. A volte aiuta. 10. L'ironia è un'arma potentissima, soprattutto contro l'ignoranza. Prima impari a padroneggiarla e meglio vivrai. 11. Ricordati di respirare a fondo, perché spesso te ne dimentichi, 12. Cerca di concentrarti più sul positivo che sul negativo. Lo so, è facile vedere soltanto il brutto, ma ricordati che c'è sempre anche del buono. Dai, 13.
Quello che la gente pensa di te non ha niente a che vedere con ciò che sei veramente e non deve proprio riguardarti. 14. Non vergognarti mai delle cose che non sai o non hai capito. Chiedi sempre spiegazione, se no non imparerai mai niente. 15. Di tanto in tanto ricordati di prenderti una bella pausa e respirare. Si è già detto? Lo ribadisco. 16. Se ogni tanto ti viene da piangere, piangi. Senza scusarti, piangere non è una colpa, eh? 17. Prima di elargire consigli o, io non voglia, giudicare una persona, cerca sempre di metterti nei suoi panni e di analizzare la situazione dal suo punto di vista. Aiuta. 18. Le vite degli altri non sono mai perfette come possono sembrare dall'esterno. Ognuno, stai tranquillo, sta combattendo la sua battaglia, quindi piantala di fare paragoni con le vite degli altri perché non sono la tua. 19. Quando tutto ti sembra grigio, brutto, triste, deprimente, ricordati che è solo una fase, la vita è come una montagna russa, si sale e si scende, quindi anche quella fase lì passerà. Ma di sicuro, di sicuro, fidati. 20. Non proiettare sugli altri le tue aspettative perché è pericolosissimo. Se hai bisogno di qualcosa, chiedi, se hai un problema, parlane, ma non aspettarti che gli altri capiscano da soli perché... fidati, non succede quasi mai. 21. Se qualcuno ti ferisce o ti fa star male, diglielo, diglielo, perché, tornando al numero 20, se no, magari, non se ne accorgerà mai e continuerà a ferirti e a farti star male a ripetizione. Usala questa bocca, parla, parla. E quindi, a seguire 22, se qualcuno ti riempie di gioia, ti rende felice, diglielo, diglielo, diglielo e tientelo ben, ben stretto. 23. Circondati di persone che ti conoscono, sanno chi sei e ti vogliono bene proprio per questo. Lascia distanti tutti quelli che invece sono lì solo per giudicarti e aspettare che tu cada per essere contenti. Quelli possono stare a casa loro. Ce la puoi fare? Secondo me sì. 24. Avere dei dubbi, secondo me, è sano e anche saggio. Non lasciare però che i dubbi ti tengano ferma e ti blocchino in una situazione troppo a lungo, perché lì invece è deleterio. 25. Se una persona si merita un complimento, faglielo e basta, non limitarti a pensarlo. Se una tua amica è particolarmente bella e splendente, diglielo. Se una persona fa bene il suo lavoro, complimentati. Non pensare semplicemente i complimenti, ma esternali, perché fanno bene a te stessa e fanno bene agli altri e costano niente. 26. Prima capisci che la gente non ha il potere di leggerti nel cervello, e meglio è, perciò parla, esprimiti, confrontati e impara anche a riconoscere un po' la differenza tra un confronto costruttivo e una litigata inutile. 27. Impara a vivere nel presente. Non ti rifugiare nella nostalgia del passato e soprattutto non proiettare sul futuro, perché non serve a una cippa. Noi siamo qui in questo momento e prima impari a vivere il presente e meglio è, soprattutto per te stessa. 28. Le cose non vanno sempre come vorresti. Non puoi avere il controllo su tutto. Piantala, piantala, piantala. 29. Non sentirti in colpa per ogni diavolo di cosa. Non ha nessun senso. 30. Impara a dire no senza rimpianti. È di un liberatorio che, finché non provi, non ne hai idea. Ti va di fare questo? No! L'avessi capito prima. 31. Ricorda che le gioie ci sono sempre, a volte sono solo un po' più nascoste. 32. Non essere troppo dura con te stessa, non aiuta. Cerca però di fare del tuo meglio con quello che hai. 33. Decolorare i capelli mille volte non è una buona idea, fidati. No. 34. Sì, i cambiamenti ti terrorizzano, questo è proprio chiaro e lampante. Impara però a capire che i cambiamenti sono parte della vita e a volte abbracciarli porta molti più benefici che stare lì fermi, terrorizzati ad aspettare che le cose cambino senza metterci del proprio.
Abbraccia i cambiamenti e vedrai che, passata dall'altra parte, 9 volte su 10 stai molto meglio di prima. 35. Non mischiare superalcolici. No, finisce male, fidati. 36. Non parlare mai alle spalle delle persone o comunque non dire alle spalle delle persone cose che non diresti loro anche in faccia, perché è molto pericoloso oltre che decisamente deprimente. Se hai una roba da dire a qualcuno, possibilmente dilla alla persona interessata e non alle sue spalle spettegolando con qualcun altro. 37. I tuoi difetti sono parte di te. Punto. Impara ad amarli, impara ad accettarli, prima lo farai, meglio vivrai con te stessa e anche con gli altri. 38. Impara a capire quali sono le battaglie che vale la pena combattere e quali no. È inutile incaponirsi su robe che non portano a nulla. Concentrati invece sulle robe importanti, quelle che hanno un senso. 39. Non è mai troppo tardi per cambiare, soprattutto se ne senti la necessità. Non lasciarti influenzare da quello che gli altri si aspettano da te, da quello che tu pensi di dover fare. Se hai bisogno di un cambiamento, cambia. 40. Non fare qualcosa solo perché gli altri si aspettano che tu lo faccia. Non è obbligatorio, non sei responsabile delle aspettative degli altri, fai solo le cose che tu senti di dover fare, che è già tanta roba, fidati. 41. Se gliela fai, non lasciarti stressare troppo dalle cose che devi affrontare. Fermati, respira e procedi coi tuoi tempi. 42. Sei ciò che sei anche grazie agli errori che hai fatto, perciò, per l'amor di Dio, non avere sempre paura di sbagliare. 43. Impara a tenere sotto controllo quella dannata ipocondria che ti entra nella capoccia. Non per forza stai sempre e comunque sviluppando un male incurabile. A volte è soltanto un'unghia incarnita, eh? Dai, già fai? Ci sto ancora lavorando, però ci provo. 44. Non avere mai paura di dire ti amo, ti voglio bene, mi manchi. Mi raccomando, fallo, perché a volte poi potrebbe essere troppo tardi e te ne pentirai, fidati, te ne pentirai perché è successo, quindi, eh? E per finire, numero 45, quando ti guardi allo specchio, non ti fissare sempre soltanto sui difetti, impara a vedere anche il bello che c'è in te, perché c'è, fidati, altri lo vedono molto più di quanto non lo faccia tu, perciò prima impari a vedere il bello che c'è in te e ad accettare i tuoi difetti e meglio vivrai, ma tanto meglio, tanto. E queste erano le 45 cose che ho imparato nei miei primi 45 anni, una lista non esaustiva perché non si smette mai di imparare, ma soprattutto perché ce ne sono anche molte altre, e queste erano quelle però che mi sentivo di condividere con voi, quelle un po' più significative. E vi dicevo all'inizio che molte le ho imparate tardi, tardi, molto tardi, negli ultimi anni, e invece le avessi imparate prima, quanto meglio avrei vissuto, perciò... Ragazzi, gliela possiamo fare. Se vi va, lasciate nei commenti alcune delle cose che avete invece imparato voi, se non sono le stesse mie, perché poi ognuno avrà imparato delle robe diverse, e condividetele con me, perché lo trovo molto molto interessante, quindi commenti qua sotto o commenti un po' dove vi va su tutti i miei vari social, trovate i link nella info box qui sotto il video cliccando su Mostra Altro. Concludiamo il video con un camion che passa, perché comunque non sarebbe un video dei miei senza il camion che transita sotto la finestra. Detto ciò, spero che questo video vi sia piaciuto, vi abbia dato così degli spunti per riflettere. Se così è, non dimenticate di cliccare mi piace in modo che io possa saperlo, e se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale per non perdere nessuno dei prossimi video. Per oggi non c'è altro, un bacio gigante e noi ci vediamo alla prossima, ciao!